In questo video vedremo come gestire le diverse operazioni sui blocchi. FATA Next prevede la possibilità di creare e gestire i blocchi. Il blocco è una porzione di struttura che viene modellata in un ambiente separato da quello di input. Lo stesso blocco può essere aggiunto al modello della struttura principale con una semplice operazione di inserimento. Per creare un nuovo blocco, andiamo nell'ambiente blocchi e clicchiamo sul pulsante nuovo. Le tipologie di blocchi che possono essere create sono nuovo blocco vuoto, che consente di creare un nuovo blocco a partire dai menu di input classici del programma. In questo caso, il blocco potrà essere imputato e gestito alla stessa maniera secondo cui si imputa e si gestisce una generica struttura. Poi abbiamo il blocco da DVG, che consente di creare un nuovo blocco a partire da un file DVG oppure DXF. E infine l'ultima tipologia è il blocco da modello, che ci consente di creare un nuovo blocco a partire da un modello presente nel sistema. Vediamo ora come creare un nuovo blocco a partire da elementi presenti nel modello. Supponiamo di avere questa struttura e di dover creare un blocco contenente la struttura stessa. Per fare ciò, per prima cosa, selezioniamo gli elementi del modello da aggiungere al blocco che si sta creando. A questo punto clicchiamo sul tasto destro del mouse e quindi su Aggiungi un nuovo blocco. Nell'ambiente Editor Blocchi viene creato un nuovo blocco del quale faranno parte gli elementi precedentemente selezionati. A questo punto, se non dobbiamo apportare modifiche, per completare l'operazione, clicchiamo sul pulsante Chiudi modifica blocco. È possibile inoltre, in ogni momento, sfruttare tutti i menu di input per aggiungere altri elementi al blocco corrente oppure modificare il blocco stesso. Supponiamo ad esempio di voler modificare il blocco appena creato. Sempre all'interno del menu Blocchi, clicchiamo sul pulsante Modifica e scegliamo il blocco che dobbiamo andare a modificare. Scegliamo la colorazione per layer per contraddistinguere meglio gli elementi presenti nel blocco. Supponiamo di voler eliminare dal blocco i controventi. Per eliminare più velocemente tutti i controventi, andiamo a definire un nuovo piano di lavoro contenente i controventi stessi. Per fare ciò andiamo nell'ambiente Geometria e clicchiamo sul pulsante Piano. Clicchiamo su tre punti dello spazio in modo da definire il piano che vogliamo creare. Quindi selezioniamo il piano di lavoro appena creato. Racchiudiamo all'interno del box di selezione le aste da cancellare e completiamo premendo il tasto Canci. Ritorniamo alla vista 3D e cancelliamo anche i controventi di facciata. Quindi selezioniamo i due controventi e premiamo il tasto Canci della tastiera. Apportate tutte le modifiche, clicchiamo sul pulsante Chiudi modifica blocco per uscire dall'ambiente blocchi. Definito il blocco, vediamo adesso come inserirlo all'interno del nostro modello strutturale. La procedura di inserimento di un blocco prevede i seguenti passaggi. Andiamo all'ambiente blocchi e clicchiamo sul pulsante Inserisci. Selezioniamo il blocco da inserire e agganciamo il nodo del punto base del blocco corrente nel punto voluto della struttura. Per Tramite la barra di avanzamento possiamo tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle operazioni in corso. Inseriamo ancora un
un altro blocco. E quindi, procedendo in modo analogo, possiamo completare tutta la struttura. Apriamo un nuovo progetto e vediamo come creare un blocco a partire da un file DXF oppure DVG. Accediamo al menu blocchi, clicchiamo sul pulsante nuovo e scegliamo l'opzione blocco da DVG. Si apre l'editor tipologia asta e definiamo la tipologia delle aste che verranno imputate nel blocco. Supponendo di voler importare una travatura reticolare spaziale, scegliamo ad esempio una sezione in acciaio. Clicchiamo sul pulsante Nuovo e scegliamo ad esempio la sezione circolare in acciaio CHS 101x50. Clicchiamo sul tasto Ok, rinominiamo la sezione utilizzando ad esempio quella che ci suggerisce il software. Supponiamo di utilizzare la stessa sezione per tutte le aste della travatura reticolare che vogliamo importare, quindi clicchiamo su Ok. Si apre l'ambiente importazione da file DXF e DVG, clicchiamo sul pulsante Apri file DXF e DVG e scegliamo il file che vogliamo importare. Si ricorda che al fine di una buona importazione è indispensabile aver effettuato un buon disegno CAD con l'attribuzione esatta dei diversi elementi nei corrispondenti layer, in modo da segnare correttamente le sezioni ai diversi elementi strutturali. Il disegno CAD deve essere effettuato con linee per quanto riguarda gli elementi monodimensionali e facce 3D per gli elementi bidimensionali. Importata la struttura, dobbiamo definire il nuovo sistema di riferimento del blocco. Per fare questo, clicchiamo sul pulsante Posizionamento disegno a 00, andiamo a posizionare l'origine del sistema di riferimento e completiamo con il tasto destro del mouse. Dal menu Opzioni selezioniamo l'unità di misura del disegno corrente, in questo caso il millimetro. Deselezioniamo gli eventuali elementi da non importare spegnendo il corrispondente layer. Definiamo la tipologia di sezione da associare agli elementi del corrispondente layer, scegliendo nel menu a tendina una tra quelle definite precedentemente. In questo caso c'è solo una perché avevamo inserito solamente una sezione. Nel caso in cui si vuole inserire una nuova sezione, è possibile farlo direttamente da questo ambiente cliccando sul comando Apri Editor Tipologia Asta. All'interno di questo ambiente è possibile definire una nuova sezione oppure modificare una di quelle già presenti. Definiti tutti i parametri, clicchiamo su Importa per completare l'operazione. Anche in questo caso è possibile sfruttare tutti i menu di input per aggiungere altri elementi al blocco corrente o modificare il blocco stesso. Completate tutte le modifiche, per ritornare all'ambiente principale, clicchiamo sul pulsante Chiudi modifica blocco. In qualunque momento è comunque possibile apportare delle modifiche ad un blocco creato in precedenza. A questo punto, definito il blocco contenente la travatura reticolare, andiamo ad inserirlo all'interno di una struttura. Apriamo un progetto creato precedentemente e supponiamo di voler utilizzare per travi di copertura quella appartenente al blocco appena creato. Quindi andiamo nell'ambiente blocchi. Clicchiamo su Inserisci e selezioniamo l'oggetto da inserire. Infine, completiamo scegliendo il punto della struttura dove agganciare il punto base del blocco.
Procedendo come appena fatto, inseriamo tutte le travi di copertura della nostra struttura. Infine l'ultimo blocco. Ecco la nostra struttura con tutte le travature reticolari inserite. Vediamo adesso come creare un nuovo blocco a partire da un modello strutturale. Clicchiamo sul comando Nuovo e scegliamo l'opzione Nuovo blocco da modello. Supponiamo di voler creare un blocco a partire da una capriata. Per prima cosa definiamo la tipologia di capriata. Supponiamo di scegliere il tipo inglese. Definita la tipologia, possiamo settare tutti i parametri geometrici relativi alla capriata inserita. Di default, il programma assegna a tutte le aste la tipologia che avevamo utilizzato per il blocco precedente, poiché è l'unica sezione presente nel corrispondente editor. Quindi, per cambiare sezione, clicchiamo sul pulsante Apri Editor. Supponiamo di utilizzare per il corrente superiore una sezione composta in acciaio 2 OPN 80. Quindi clicchiamo sul pulsante Nuovo, scegliamo la tipologia UPN accoppiate, selezioniamo il profilo UPN e scegliamo il profilo UPN 80. Completiamo cliccando su OK. Definiamo la distanza tra i due profilati e la poniamo ad esempio pari ad 1 cm. Completiamo su OK e rinominiamo la sezione composta in acciaio. La chiamiamo ad esempio 2 UPN 80 e completiamo cliccando sul tasto OK. Di conseguenza, al corrente superiore verrà assegnata la sezione 2OPN80. Per il corrente inferiore, invece, scegliamo la sezione 2L40x40x5. Quindi scegliamo la sezione sempre composta in acciaio, clicchiamo sul pulsante Nuovo, scegliamo la sezione ad L accoppiate. Definiamo il profilato, troviamo la sezione L40x40x5 e completiamo su OK. Definiamo anche in questo caso la distanza tra i due profili e la poniamo, come nel caso precedente, pari ad 1 cm. Completiamo su OK, rinominiamo la sezione, la chiamiamo 2L40 per 40 per 5 e completiamo cliccando su OK. Supponiamo di utilizzare anche per gli elementi verticali e diagonali la tipologia 2L40x40x5. Di
Definiti tutti i parametri, completiamo cliccando sul tasto OK. Se non ci sono ulteriori modifiche da apportare, completiamo cliccando su Chiudi modifica blocco.